Ciao, sono Zan di Turbola.it. Oggi ti farò vedere come si fa ad assemblare il tuo computer. Vieni! Questa è la scheda madre. È il componente sul quale andiamo a collegare processore, memoria RAM, disco fisso, alimentatore e tutti gli altri componenti che ti farò vedere tra poco. Questa è RAM, è la memoria che usa il processore per svolgere le proprie operazioni. In questo caso sono due banchi. Questo è il microprocessore, in questo caso è un modello Intel Core i5. Dentro la scatola troviamo il microprocessore vero e proprio e la ventola per il raffreddamento. In questo caso è una ventola stock e garantisce buone prestazioni. Questo è un SSD. È il disco interno che usa il computer per salvare i dati, il sistema operativo e i programmi. Questo è l'alimentatore, va montato all'interno del case e semplicemente si occupa di distribuire la corrente elettrica a tutti i componenti. Per prima cosa estraiamo la scheda madre dalla sua confezione, poi utilizziamo la scatola come supporto per lavorare meglio. In questo modo potremo operare e comporre la scheda madre con tutti i componenti senza l'intralcio del case che potrebbe limitarci la possibilità di lavorare. Per prima cosa, quindi, prendiamo la scheda madre, sganciamo in questo caso questa plastica che è solo una protezione, ecco qua, e possiamo inserire il microprocessore nel suo zoccoletto. Ok? Aiutiamoci con l'orientamento, di solito il processore è segnato con un piccolo triangolino giallo che possiamo posizionare in corrispondenza del triangolo sulla scheda madre. Ecco qua, non è necessario spingere perché appena appoggiato nel senso giusto il microprocessore si blocca immediatamente a posto. In questo caso chiudiamo la scheda madre con il suo fermo, ecco qua, togliamo la plastica di protezione e il processore è bloccato al suo posto. Possiamo ora procedere montando la ventola per il raffreddamento. La ventola si deve allineare con i fori che ci sono sulla scheda madre. Dobbiamo anche collegare questo, che è lo spinotto per l'alimentazione della ventola, alla scheda madre stessa. In questo caso la scheda madre ci aiuta perché c'è scritto sulla presa elettrica CPU fan. È appunto la presa per la ventola, l'impianto di raffreddamento. Per fissare l'impianto di raffreddamento alla scheda madre dobbiamo premere questi elementi fino a quando non fanno clic. Procediamo ora ad installare la memoria RAM sugli appositi slot. In questo caso abbiamo due banchi di RAM e utilizzeremo quindi gli slot indicati come DDR1 e DDR2. I banchi hanno una apertura in mezzo che permette di inserire la memoria nello slot solamente nella direzione giusta. In ogni caso non esercitiamo mai pressione perché finiremo per rompere il banco di memoria. Questo è il secondo banco, lo inseriamo in corrispondenza dello slot marcato DDR2. Controlliamo sempre l'allineamento, quindi premiamo fino a sentire il click. Ok? Procediamo ora ad installare questo pezzetto d'alluminio sul case. Per trovare il giusto allineamento dobbiamo confrontare l'alluminio con il retto della scheda madre e verificare che le prese rimangano appunto in corrispondenza delle aperture sull'alluminio. Per installarlo spostiamoci quindi sul case e basta premere, questo si blocca ad incastro. Dobbiamo ora procedere a avvitare questi piccoli piedini sul case in corrispondenza delle apposite aperture della scheda madre. Procediamo quindi allineando la scheda madre con il case, simulando che possa già andare al proprio posto. Ecco qua, verifichiamo dove si trovano le aperture e procediamo ad installare i piedini. Alcuni li abbiamo già installati in precedenza per velocizzare le operazioni del video. I piedini si montano semplicemente avvitandoli sul case. Procediamo ora a montare effettivamente la scheda madre all'interno del case. Utilizzeremo le aperture e i piedini che abbiamo appena installato. Bisogna allineare le porte della scheda madre con
l'alluminio che abbiamo montato poco fa. Ecco qua. A questo punto individuiamo dove sono i piedini che abbiamo inserito in precedenza. Prendiamo una delle viti fornite all'interno della scatola del case e possiamo effettivamente iniziare a montare. Come unica accortezza, dotatevi del cacciavite, perché altrimenti non riusciamo a montarle. Ho recuperato il cacciavite, possiamo procedere a stringere la scheda madre sul case. Stringiamo solo un paio di viti in questo video. Voi ripeterete l'operazione per tutte le viti che avete a disposizione. A questo punto dobbiamo collegare l'alimentazione della ventola montata sul case alla scheda madre. In questo caso ho localizzato la presa qui ed è facile riconoscerla perché c'è scritto SIS FEN. Basta appoggiare e premere. A questo punto viene la parte un pochino più noiosa. Dobbiamo collegare questi spinotti che vengono dal case sulla scheda madre. Fortunatamente oggi è un pochino più facile rispetto al passato, nel senso che gli spinotti riportano abbastanza chiaramente le etichette che devono essere posizionate in corrispondenza alla presa madre. Ad esempio, qui in fondo troviamo la scritta audio. Su uno di questi spinotti, questo in particolare, c'è scritto audio. Quindi in questo caso l'operazione è abbastanza semplice. Come unica accortezza notiamo che qui manca un buco e qui manca un pin. Dobbiamo fare in modo che spinotto e presa siano allineati. Quindi in questo caso andremo a collegare lo spinotto esattamente in questo modo. Ok? Bene, poi USB. Perfetto, USB, questa è la presa che permette di funzionare alle due porte USB frontali. Lo andremo a collegare su, in questo caso ne ho una sola, quindi USB 1. Di nuovo facciamo attenzione alla forma del connettore, vediamo che in quest'angolo manca un buco e nel corrispondente presa USB sulla scheda madre manca un pin in alto. Quindi andremo a orientarlo in modo che i due, ecco qua, i due combacino. Bene, proseguiamo questo lavoro con tutte le altre prese. Qui la cosa diventa ancora un pochino più difficile, perché l'ultimo spinotto, generalmente quello dedicato al pulsante di accensione, al funzionamento del disco e al LED di indicatore di accensione del computer, oltre che allo speaker e al pulsante di reset. Tutte queste belle cose generalmente non sono mai separate, ma dobbiamo aiutarci guardando l'indicazione che c'è scritto in piccolo stampata di fianco alla scheda madre. In questo caso, ad esempio, io vedo che qui sotto abbiamo un power LED e uno speaker sopra, e quindi dovremmo andare ad utilizzare i connettori appropriati. Ad esempio power LED, vediamo qual è, power switch, power LED, eccolo qua. Seguiremo la polarità più e meno, in questo caso più e meno come riportato sullo schema della scheda madre. Ok, abbiamo collegato gli spinotti del case sulla scheda madre, come abbiamo appena detto. A questo punto siamo sicuri che il pulsante di accensione, di reset e le varie luci insieme alle porte USB sul lato frontale del case sono funzionanti. Possiamo andare avanti con il resto dell'assemblaggio. Bene, ho estrapolato questo, che è l'alimentatore, dalla scatola, e adesso procederemo al montaggio. La principale accortezza da avere è che la ventola deve essere rivolta verso un punto aperto. Attenzione a non puntarla verso il lato chiuso del case. Ok? Dunque, questo dobbiamo semplicemente appoggiarlo in questo modo, di modo che, ecco qua, i buchi per le viti siano in corrispondenza delle aperture del case. In seguito potremo montare e stringere le viti per fissare l'alimentatore al nostro case, sempre con il cacciavite che questa volta mi sono ricordato. Ecco qua. Ok, ecco qua. Bene, ripetiamo l'operazione di fissaggio per tutte le quattro viti. In questo momento ricordatevi di non collegare ancora l'alimentazione, perché dobbiamo finire di lavorare all'interno del case. Questi sono tutti gli spinotti dell'alimentatore. Allora, quello più importante in questo momento è questo, è l'alimentazione generale dall'alimentatore alla scheda madre. Lo possiamo collegare direttamente sul connettore apposito, facendo attenzione a questo gancetto che deve essere in corrispondenza di questa sporgenza sulla scheda madre. Vediamo se entra. Ok, voilà. Bene, a questo punto abbiamo un altro spinotto che proviene dall'alimentatore da collegare alla scheda madre.
In particolare è questo spinotto che su questo specifico modello di alimentatore porta l'etichetta CPU. Però quello che ci interessa è che abbia 8 connettori disposti su due file da 4. Sulla scheda madre dobbiamo cercare il connettore corrispondente, che in questo caso è etichettato ATX12V2x4. Dobbiamo collegare questo connettore alla scheda madre. Di nuovo facciamo attenzione al gancetto, come abbiamo visto poco fa. Il gancetto che abbiamo sul connettore deve corrispondere alla sporgenza che c'è sulla scheda madre. Fortunatamente comunque entra solo in un verso, quindi non c'è possibilità di sbagliarsi. Qua, vediamo se è girato al punto giusto. Ecco qua, perfetto. Bene, a questo punto possiamo procedere con l'installazione del nostro SSD. Dunque, lo posizioniamo all'interno del case. In questo specifico caso ho scelto questa apertura. Dobbiamo semplicemente fare attenzione che le viti, i buchi per le viti, le filettature dell'SSD sporgano e sia possibile fissarle con il nostro solito cacciavite e mano, come vedete, ben ferma. A questo punto dobbiamo collegare il nostro SSD all'alimentatore e alla scheda madre. Questo è il connettore che andremo ad utilizzare per l'alimentatore. È fatto a forma di L e dobbiamo verificare che effettivamente combaci con la L del SSD. Bene. Vediamo. Ecco qua. Di nuovo niente paura perché entra solo nel verso corretto, quindi non c'è possibilità di sbagliare. L'altro cavetto che dobbiamo collegare è questo. Ecco qua. È il cavetto che porta i dati dall'SSD alla scheda madre. Di nuovo facciamo attenzione alla L che è presente sul cavetto ed è presente sul SSD. Ecco qua. Voilà. Per quanto riguarda la scheda madre, in questo particolare modello di scheda madre abbiamo i connettori posti verticalmente. Bene, abbiamo collegato il nostro SSD all'alimentatore e alla scheda madre. Abbiamo utilizzato una qualsiasi delle porte SATA. Ce ne sono probabilmente più di una a disposizione, scegliamone una qualsiasi. Fino a quando il connettore entra, va bene. Ho anche provveduto a raccogliere tutti gli altri cavi dell'alimentatore in una matassa con un pezzettino di fil di ferro. In questo modo rimangono fuori dai piedi e non rischiamo che vadano a contatto con la ventola. Arrivati a questo punto, possiamo collegare il cavo dell'alimentazione, una tastiera e il cavo dello schermo. Accendo e sono pronto a premere il tasto di accensione sul lato frontale del case. Se abbiamo operato correttamente, si dovrebbe accendere una luce e partire la ventola. Perfetto, la ventola è partita, questo è lo schermo collegato al computer, abbiamo sentito il beep dello speaker e il sistema sta partendo. Perfetto, ci dà un errore ovviamente perché ancora non abbiamo installato il sistema operativo. Però il fatto che il computer stia funzionando correttamente lo vediamo perché gira sia la ventola del processore, sia l'impianto di raffreddamento del case, sia, non lo vediamo perché è tutto scuro, ma sta girando anche l'alimentatore. In più abbiamo questo indicatore luminoso. Perfetto, il nostro lavoro di assemblaggio è concluso. Bene, l'assemblaggio del computer è completamente finito. Non ci resta altro da fare se non installare il sistema operativo insieme ai programmi. Però la parte hardware è completata. Ottimo lavoro! Ciao, alla prossima!